Gli abitanti di Santa Giustina sono giustamente esasperati. Lì, è vero che lì c'è una via che passa da oltre 2000 anni, che è sempre stata trafficata, che è la via dei grandi collegamenti. È vero che taglia tutti i centri storici abitati da Santa Giustina, poi appunto Cesena, Bologna. È una via che spacca in due le città, è la storia questa. Però è anche vero che oggi quel traffico lì non va più bene, è insopportabile per la sicurezza degli abitanti, dei bambini, del PM10. Noi quando siamo arrivati abbiamo trovato una situazione, io come dire, il sindaco ormai è come un chirurgo, non può raccontare al paziente ciò che non trova. Abbiamo trovato una situazione complicatissima, era stato adottato un percorso, una variante per la circonvallazione che doveva partire a ridosso del sovrappasso di San Martino vicino alla fiera. L'iter di quella proposta si è bloccato perché sono risultati dalle verifiche che il chirurgo fa. Che problema c'è, paziente? È così, non mi interessa tanto come te lo sei procurato, eccetera, ma qual è la situazione? Ecco, abbiamo trovato che quel tracciato ha dei vincoli non superabili, almeno nella parte iniziale di quel tracciato, perché il tracciato della variante di Santa Giustina, quello come dire, per cui l'iter si è bloccato, è sull'alveo fluviale, in particolare su una curva che il Marecchia fa, sulla cassa d'espansione. I tecnici ci hanno spiegato che nel caso di grande piena secolare, proprio perché fa una curva, quella è la cassa d'espansione dove il fiume va a irrompere e colpirebbe un pezzo di tracciato. Detto questo, che non è per dire ah, perché cambiate tracciato, noi abbiamo, io con la mia giunta abbiamo guardato il problema oggettivo. E il problema oggettivo è quello di essere anche coerenti, dire le cose quando le cose sono possibili farle con le norme, perché non c'è un dirigente o uno oggi che firmerebbe un tracciato se c'è un vincolo del fiume non superabile. Essere coerenti vuol dire guardare in faccia i problemi di Santa Giustina. Io sono anche addolorato quando passo lì, vedo gli striscioni, no? La gente è esasperata. Però oggi noi arriviamo con una soluzione di proposta di un tracciato compatibile che raccoglie le istanze degli abitanti, ma arriviamo oggi perché abbiamo trovato anche le risorse per farlo. Noi non siamo quella giunta che dice sì, il tracciato più o meno è 1, 2, 3, 4, 5. Le risorse, beh, le risorse vedremo un domani. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un referto di giunta oggi dove diciamo, in questi 2 anni, oltre ad aver verificato le compatibilità, quella variante, quel tracciato originale, è possibile riprenderlo? Sì o no? Non dipende dal sindaco di Rimini, ci sono delle leggi provinciali, regionali che dicono che il fiume non si può superare, dobbiamo trovare delle soluzioni alternative che sono quasi simili a quelle della variante. In più, in questi 2 anni, con l'assessorato al bilancio, cosa abbiamo fatto? Ci ha massacrato da Roma, non abbiamo più una lira, non abbiamo neanche le lacrime per piangere, abbiamo però ridotto le spese, abbiamo diminuito i debiti. E li leggo perché sono cifre importanti, abbiamo risparmiato circa 34 milioni di euro di indebitamento. Oggi avere risparmiato a Rimini significa che abbiamo uno spazio finanziario, abbiamo accumulato, come dire, un salvadanaio che, e questo l'annuncio, mettiamo a disposizione della circonvallazione di Santa Giustina, cioè proponiamo un tracciato che si può fare con le leggi che ci sono, che rispetta il fiume, eccetera, che tiene conto anche delle diverse opzioni, perché alcuni tracciati consumano molto territorio, altri tracciati consumano molte persone, perché passano sulle case delle persone. Noi individuiamo una soluzione che è quella, come dire, più vicina al tracciato originario e andiamo in consiglio comunale dicendo grazie ai soldi che abbiamo risparmiato, mettiamo a disposizione della realizzazione della circonvallazione di Santa Giustina, non è un annuncio, è un impegno, 10 milioni di euro. Questa amministrazione ti dice, le cose stanno così, non dobbiamo guardare il mondo dallo specchietto retrovisore, ah ma prima, dopo, eccetera. Per quel vecchio tracciato su cui qualcuno insiste, non c'erano le risorse. Io quando sono arrivato, sì, c'era una variante adottata, ma un tracciato poi bloccato, ma non c'era una lira. Oggi noi veniamo, 2 anni di risparmio, quello che abbiamo risparmiato lo mettiamo a Santa Giustina, 10 milioni e tracciato. Questo perché, non per fare un torto agli altri abitanti di altre zone di Rimini, perché a Santa Giustina c'è anche il depuratore che serve a tutti i riminesi e quindi c'è una grande infrastruttura, bisognava pensare insieme alla strada, forse lì c'è stato un limite, io mi sono trovato di fronte a quella situazione, oggi mettiamo una strada a servizio della circonvallazione di Santa Giustina e anche per togliere i camion che vanno al depuratore e al biodigestore.
Ci sono dei tempi tecnici da rispettare, diciamo, tra osservazioni e controsservazioni anche degli abitanti di quella zona, però l'auspicio è poi, insomma, all'inizio del 2016, se non sbaglio, di poter anche avviare questo progetto. È chiaro che questo è nella teoria. Guardi, in comune ormai mi conoscono, io tra l'altro sono anche, lo dico così con leggerezza, ma anche con molta convinzione. Bisogna cambiare questo paese, anche dentro il pubblico. Io spero, ad esempio, che quando si parli di contratto di lavoro, non per ferire i diritti dei lavoratori, però anche dentro la pubblica amministrazione non ci siano i tecnici inamovibili. Quelli bravi li puoi premiare, qualcuno, secondo me, non dovrebbe rimanere a fare il dirigente a vita. Tutto questo per dire cosa? Che mi conoscono per uno che sta abbastanza addosso agli uffici. Bene, abbiamo individuato un project manager, che è l'ingegner Totti, un gruppo di lavoro. Abbiamo avviato un iter di procedure accelerate, come nella scuola Villaggio Primo Maggio e Gaiofana. Noi diciamo le cose quando le cose si possono fare. Io non sarò quel sindaco che dice sì, il tracciato c'è, i soldi no, ma lo faremo. No, oggi noi andiamo in consiglio comunale, c'è una soluzione, ci sono le risorse. Abbiamo delle procedure veloci, rapide, che potrebbero portarci, come dire, nell'arco di un anno ad avviare i lavori. Ovviamente questo dipende, e poi misureremo anche la febbre del consenso sulla volontà di fare la circonvallazione di Santa Giustina, anche dai corsi e ricorsi, le controdeduzioni che legittimamente i proprietari dei terreni faranno. Aggiungo che la soluzione che prospettiamo non è tanto diversa da quella originaria. Il tracciato passa in buona parte sul tracciato di allora, quindi i proprietari sono già stati allertati. Si tratterà, questo sì, di avere un rapporto insieme, costruire insieme una volontà per fare questa circonvallazione. Tradotto, noi ci siamo, procedure accelerate, ingegner Totti, project manager, siamo pronti per quanto riguarda la nostra parte alla fine di quest'anno per le procedure. Ovviamente le procedure dipendono dalla lunghezza delle procedure di esproprio dei terreni, se uno farà ricorso contro ricorso. Quindi c'è una parte che devono fare anche, come dire, i cittadini per fare presto.